Grazie Presidente, mi fa piacere poter intervenire di nuovo su questo tema in modo tale da poter chiarire anche gli aspetti che ho enunciato nel mio intervento precedente. Veniva richiesto con quali atti questa amministrazione ha dato mandato a Roma Capitale di poter creare una società di primo livello al 51% di Roma Capitale, costituendo una new co, una nuova società. Tutto è partito con la delibera 99 del 31 luglio 2018, a quello è seguita una gara dove ci sono stati anche dei ricorsi e ora si sta aspettando l'ultimo delle sentenze, ma questa amministrazione ha fatto tutto quello che doveva fare per tutelare i lavoratori e il servizio offerto che prima veniva espletato da molti servizi. In quella delibera è indicato che ci sono le tutele dei livelli occupazionali, sono indicati anche i numeri, parliamo di 2.400 persone perché sono quelli che offrono il servizio specifico dell'appalto della nuova New Co, della gara a doppio oggetto, per cui noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare e la dismissione delle quote di multiservizi in realtà è quello che rimane di multiservizi, perché abbiamo prosciugato quella società dei servizi che vengono offerti e costituiamo una nuova società dove tuteliamo i livelli occupazionali. Per questa ragione, anche come ai precedenti ordini del giorno, noi voteremo contrario. Grazie.